Un'opera fragile e pregiata, impreziosita da vetri, lapislazzuli, pietre dure, colonnine originali neoclassiche. Nell'elsa, composta da facciate di vetro dipinte a mano, una novità assoluta per la giostra del Saracino, in evidenza la riproduzione di alcune opere di Pietro Benvenuti e un disegno originale a matita del pittore, a cui il Trofeo Ligno è dedicato nella ricorrenza dei 250 anni della nascita. È stata presentata alla Lancia d'Oro della 138esima edizione della manifestazione giostresca, contesa dai quattro quartieri, sabato 22 giugno in notturna in Piazza Grande. Questa è impreziosita in effetti da un disegno a matita originale di Pietro Benvenuti che è pervenuto al maestro intagliatore proprio negli ultimi giorni e che lui ha posto in uno dei lati dell'impugnatura, non riuscendo a finirne tutto l'inserimento, per cui la lancia è incompleta, sarà completata da un vetro di protezione, da una cornice che incastona questo gioiello della nostra storia dell'arte. Pietro Benvenuti, personaggio di grande spessore e rilevanza, negletto per molti anni, oggi assurto agli onori della cronaca anche grazie al lavoro che fece a suo tempo Ninetta Fornasari nel ritirarne fuori la figura e l'opera, e Arezzo ne è orgogliosa. Volevo ricordare anche che questa lancia, che è stata fatta da Francesco Conti e da Olimpia Bruni, ripropone il tema del vetro decorato, tema caro a questa città. Ricordiamo non soltanto le vetrate del Marsià poi rieditate da Ascanio Pasquini, ma anche le varie presenze che ci sono. Ad esempio, ricordavo come Olimpia Bruni sia stata proprio la restauratrice che ha rimesso in condizioni di ottima fruibilità la Cappella della Vittoria, che è a poche decine di metri da qui e che era in condizioni fatiscenti. Quindi una grande, diciamo, vena artistica legata al vetro decorato che si riflette nella nostra Lancia d'Oro. Un'emozione importantissima anche perché l'ho fatta insieme a Francesco Conti, che è un grandissimo artista lui stesso, e abbiamo studiato questa lancia così, così diversa dal solito, con questi elementi in vetro dipinti a fuoco e legati a piombo con queste gemme, e anche gli stemmi sono tutti dipinti uno ad uno, con tante fornate e veramente tanto lavoro. Poi ha impreziosito con queste pietre vere, lapislazzuli, e poi ha messo questi elementi architettonici di ebano dell'Ottocento che l'hanno resa veramente un gioiello. Un gioiello, un'opera d'arte particolare che si distingue dalle altre. Perché? Perché è stato un rischio. Io ringrazio veramente l'assessore Gamurrini che ha voluto fare questa cosa particolare. Il vetro è il vetro, basta una botta, chiaramente si rompe, però io credo che anche se è un azzardo, è una cosa diversa, luminosa, che brillerà sempre, e che la tratteranno veramente tanto bene quando la vinceranno. Le cinque facciate dell'Elsa sono state impreziosite dagli stemmi dei quattro quartieri e del comune di Arezzo, dipinti a mano su vetro e dal disegno originale di Benvenuti, ritrovato da Francesco Conti. Sono la Giuditta per il cartone preparatorio alla Giuditta della Madonna del Conforto, dove c'è quel quadro bellissimo, non sempre conosciuto, di Pietro Benvenuti, che è un capolavoro, Giuditta Oloferne. Poi abbiamo uno schizzo, questo giovane piangente, sempre di Pietro Benvenuti, l'autoritratto giovanile di Pietro Benvenuti, tra i tanti autoritratti che si è fatto. Questa è la novità perché è un disegno originale suo che impreziosisce ancora di più l'opera, perché è un cartone veramente disegnato da lui. E poi ci abbiamo Adamo ed Eva, che è veramente conservata alla Fraternita, è molto importante. Tutti gli elementi sono i nostri quartieri. Poi abbiamo il comune, che non l'abbiamo mai detto, che anch'esso è dipinto a fuoco con il cavallo e la corona. Questo lavoro nasce in simbiosi con Olimpia Bruni. Lei ha progettato i vetri dipinti e io ho dovuto strutturare, fare tutto l'insieme di questa lancia e prendendo elementi architettonici, giocando soprattutto sulle architetture, sugli elementi lineari, è venuto fuori un'opera molto pregevole. Ho inserito poi degli elementi molto pregiati, tipo le pietre dure, ho messo delle colonnette in ebano nella parte superiore architettonica. È rappresentata una colonna che troviamo qui anche nella nostra pittura della Giuditta, che è qui in Duomo. E alla fine sono molto soddisfatto dell'opera, del lavoro che è venuto fuori. In conferenza stampa ricordava che non è stato semplice realizzarlo. No, non è stato semplice. Qualche volta mi ripeto, devo dire che sono abbastanza ancora stanco proprio per la completezza del lavoro che ho portato a termine. Anzi, devo dire che ancora manca un dettaglio che verrà completato in brevissimo tempo, fra oggi e domani mattina. La particolarità è che è dedicata soprattutto a un personaggio aretino. Io ho giocato proprio sugli elementi di Arezzo,
dando un pregio a questo artista Pietro Benvenuti, che gratifica molto alla città. Principale esponente della pittura neoclassica toscana, Pietro Benvenuti fu direttore dell'Accademia delle Belle Arti di Firenze dal 1804 e pittore della corte toscana. Fautore di numerosi ritratti richiesti da nobili e borghesi e grandi tele a soggetto storico e sacro, fra le quali spiccano il Martirio di San Donato e la tela immensa della Giuditta, commissionata dal vescovo di Arezzo Niccolò Maccari. Famoso il suo quadro del giuramento di Sassoni a Napoleone, per il quale ebbe incarico dall'imperatore stesso. La rivalutazione è iniziata circa 50 anni fa in occasione del secondo centenario della nascita con una mostra organizzata ad Arezzo. Questo processo è proseguito e oggi è, direi, universalmente riconosciuto che fu uno dei maggiori artisti, pittori del primo Ottocento, uno dei maggiori esponenti del neoclassicismo in Italia. Ha una carriera strepitosa, diventa direttore dell'Accademia di Belle Arti di Firenze per 40 anni, diventa pittore di corte, ha una commissione da Napoleone, quindi è stato definito pittore imperiale, pittore di fiducia della Granduchessa di Toscana Elisa Baciocchi. C'è sempre più carne al fuoco, quando si parla di giostra tutte le volte si aggiunge qualcosa, quindi sono stati tanti ringraziamenti, tante le persone che ho tenuto a ringraziare perché si sono adoperate per rendere sempre più importante la giostra e i suoi momenti più particolari come questo della presentazione. Oggi c'erano anche i rappresentanti della scuola dell'infanzia di Tregozzano che hanno adottato queste picotte, hanno realizzato un'opera, l'hanno donata al sindaco, c'erano i rappresentanti di categoria, c'era tutta la magistratura schierata, c'erano tante persone, è stato veramente un momento molto importante per presentare una lancia che è una vera e propria opera d'arte. Ogni anno il livello cresce, quest'anno secondo me abbiamo messo in palio un vero capolavoro realizzato a quattro mani, quindi dalla Olimpia Bruni e da Francesco Conti, che hanno realizzato questa importantissima opera arricchita anche da un cartoncino realizzato proprio da Pietro Benvenuti, quindi è un valore anche, se vogliamo, economico molto importante.